Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Personalmente è stato uno dei dispositivi che mi ha stupito, o meglio, che mi ha incuriosito maggiormente ad IFA 2013. Stiamo parlando di LG G Pad 8.3. Andiamo subito a farne un veloce video unboxing. Questa qui è la scatola, purtroppo ci è arrivata già aperta perché questo è un dispositivo che ci arriva direttamente dall'ufficio stampa di LG e quindi però lo apriamo per la prima volta come sempre insieme a voi. Andiamo velocemente a vedere le caratteristiche tecniche. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 600, quad core da 1.7 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, un display che ha una risoluzione di 1920x1200 pixel con diagonale ovviamente da 8.3 pollici, così come dice il nome del display stesso, quindi ha una definizione di 273 ppi e una risoluzione in realtà leggermente superiore al Full HD. Fotocamera posteriore da 5 megapixel, batteria da 4600 mAh, due speaker, quindi speaker stereo, funzionalità di Quick Remote, No Con, Coupé, con poi Bluetooth, Wi-Fi e così via, ovviamente. Questa qui è la confezione, molto piccola, abbastanza fine. Andiamo ad aprirla e vediamo qual è il contenuto. Questo qui è il G-Pad 8.3, lo prendiamo e lo mettiamo da parte per adesso e vediamo cosa c'è sotto. Manuale rapido, li utilizzo solamente in inglese, almeno in questa versione così è, ma come ripetiamo è una versione di test. Alimentatore da 5 volt per la ricarica. E cavetto USB, micro USB, nient'altro, quindi dotazione standard per i tablet, niente cuffie, come ormai siamo abituati. Mettiamo da parte la confezione e veniamo al tablet. Questo qui è LG G-Pad 8.3, diagonale, come vedete, abbastanza ampia da 8.3 pollici, ripeto, con risoluzione 1920x1200 pixel, materiali che al tatto sembrano molto molto belli, li avevamo già visto, come ripeto, ad IFA, e posteriormente sappiamo già che ci fosse questo alluminio davvero molto molto bello al tatto, con queste due strisce in policarbonato superiormente e inferiormente. Facciamo una panoramica fisica mentre lo accendiamo. Nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm, un attimo che cerco di mettere a fuoco. Jack da 3,5 mm con slot per la micro SIM, micro SD, scusate, per l'espansione di memoria, perché il tablet è solo wifi, quindi non ha ovviamente un ingresso per la micro SIM. Questo qui, che invece, questa è la porta infrarossi per comandare a distanza televisioni o altri dispositivi. Tasto di accensione, sistema spegnimento, bilanciere del volume. In basso abbiamo una porta micro USB con il microfono. Sulla sinistra invece niente, completamente libero. Nella parte posteriore, come detto, abbiamo questo alluminio con logo LG, fotocamera da 5 megapixel e i due speaker che vedremo poi durante i test come si comporteranno. Andiamo a togliere un attimo la pellicola frontalmente, che non vede alcun tasto fisico, ma solamente i tre tasti software. Questa dovrebbe essere la fotocamera anteriore con sensore probabilmente di prossimità e luminosità. Facciamo velocemente una prima configurazione e vediamo un po' come si comporta il tablet. Eccolo qui, terminata la configurazione. E innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio è il bellissimo display, molto molto definito, con dei colori davvero che sembrano molto molto belli. Ok, qui ci dà dei suggerimenti. Questo qui è il centro notifiche. Mentre installa le applicazioni, possiamo velocemente andare a fare una prova di navigazione web con Chrome. Ok, ora ci dice un attimo di accedere. Noi clicchiamo su No Grazie e andiamo su The Verge. Apriamo la pagina web. Ovviamente è possibile navigare anche in orizzontale, dovrebbe essere abbastanza piacevole visto il rapporto dello schermo. Teniamo che venga caricato tutto il sito, nel frattempo proviamo un attimo a navigare, sembra abbastanza veloce, ha terminato il caricamento. Scrolling verso il basso molto buono, verso l'alto ha avuto qualche piccolissimo lag, però ricordiamo che sta installando delle applicazioni e comunque c'è un carico maggiore. Però sembra molto molto fluido.
Ovviamente lo testeremo a fondo maggiormente in condizioni più tranquille, non mentre scarico applicazioni o fa altre operazioni, e vi daremo un po' le nostre impressioni. Soprattutto utilizzeremo molto la funzionalità Coupeer, che di cui abbiamo già parlato ad IFA 2013 durante l'anteprima, e probabilmente faremo un focus con vari dispositivi, provandolo quindi insieme in accoppiata con vari dispositivi. Direi che per il momento è tutto con questo LG G-Pad 8.3. Voi potete cogliere l'occasione per farci le domande prima della recensione completa, alle quali ovviamente risponderemo in focus approfonditi oppure nella recensione finale. Per il momento è tutto da Emanuele Capone per tutto Android.net.